Joe squilla assente durante la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019, la partenza della naufraga rimandata per un grave lutto. Joe Squillo avrebbe dovuto essere tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2019 che ieri, in Honduras, si sono lanciati dall'elicottero per iniziare la loro avventura. Così non è stato. La Squillo ha dovuto rinunciare a questo esordio a causa di un grave lutto. È lei stessa a svelare, a Novella 2000, le motivazioni. Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa. Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus, ha confidato Joe. La mamma ottantenne è scomparsa qualche tempo fa all'età di 80 anni. Suo padre, invece, è venuto a mancare pochi giorni, senza preoccupare più di tanto non lo aveva neppure distolto dal progetto di una vacanza al mare con Joe. Invece, quando questa era in procinto di prendere l'aereo che l'avrebbe portata all'isola, se n'è andato anche lui, scrive il sito del settimanale diretto da Roberto Alessi. Eppure, nelle ultime ore, una segnalazione arrivata da Twitter mostra Joe Squillo in una situazione che nessuno si aspettava di vedere. Ma la Squillo che non sarebbe partita per grave problema familiare? Un'ora fa era ad una presentazione, si legge nel post della segnalazione. C'è da dire, Joe Squillo, nel corso dell'intervista, sottolinea l'importanza che il lavoro ha comunque nella sua vita e come questo la aiuti a superare anche il dolore. È quindi questa la motivazione della presenza della cantante e presentatrice a questo incontro e, nelle prossime settimane, all'Isola dei Famosi. Partenza soltanto posticipata? Joe Squillo è stata la grande assente dell'Isola dei Famosi 2019. La cantante e conduttrice, annunciata come concorrente ufficiale del reality show, non si è tirata indietro all'ultimo momento. La sua partenza è stata solo rimandata. Nel corso della diretta, Alessia Marcuzzi ha parlato di problemi familiari spiegando il motivo dell'assenza di Joe, che resta una delle naufraghe ufficiali. Joe arriverà la settimana prossima, più forte di prima, ha detto la bionda conduttrice che, già alla prima puntata, si è ritrovata a dover risolvere il caso Taylor Mega. La Marcuzzi, però, sulla situazione di Joe Squillo non ha aggiunto ulteriori dettagli, lasciando al buio il pubblico. A svelare il vero motivo dell'assenza della cantante conduttrice è il noto portale Beatrif, che ha svelato il grave lutto che ha colpito la Squillo. Joe Squillo lutto, partenza rimandata. A fermare la partenza di Joe Squillo per l'Honduras è stata l'improvvisa scomparsa della madre. Come si legge su Beatrif, però, la concorrente dell'Isola dei Famosi 2019 non ha voluto rinunciare alla sua avventura e, d'accordo con la produzione del reality, ha semplicemente posticipato la sua partenza. Joe, così, arriverà sull'Isola dei Famosi la prossima settimana, probabilmente nel corso della diretta della seconda puntata. Sul profilo social di Joe Squillo è stato così pubblicato il video dell'annuncio di Alessia Marcuzzi. Nonostante il lutto, dunque, Joe è pronta a naufragare sull'isola per travolgere gli altri concorrenti e il pubblico con la sua energia. Determinata e combattiva, Joe Squillo è pronta a sfidare se stessa per superare anche il dolore che l'ha colpita improvvisamente.
Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.